Questi sono episodi che capitano magari, ecco, una volta l'anno, no? Fare un autogol. Noi siamo riusciti a farne due in due partite e quindi, ecco, sono episodi sfortunati. Purtroppo è andata così. Siamo arrivati ad un passo da un sogno, a un passo da un traguardo incredibile e ci siamo dovuti fermare anche per queste due autoreti. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ci dispiace tanto, però comunque è stato bello arrivare fino a questo punto, giocarci una semifinale davanti a 70.000 persone, resterà nei miei ricordi e credo anche nei ricordi dei tifosi. E abbiamo fatto un passo falso in casa contro una diretta concorrente, contro il Novara, non abbiamo sicuramente offerto una prestazione da Siena. Quindi bisogna assolutamente ripartire perché raggiungere quota 40-41 il prima possibile è di fondamentale importanza per noi. Il Chievo è una squadra che è in salute, è una squadra quadrata e noi dobbiamo andare a Verona con la consapevolezza che affrontiamo una grande squadra. Se Siena, visto a Cesena che ha vinto, offrire una prestazione del genere, potremmo sicuramente tornare a casa con un risultato positivo. Pronto lo sono perché mi alleno tutti i giorni da diversi mesi per farmi trovare così, pronto in queste circostanze, una squalifica, un infortunio. Quindi ecco, se il mister mi chiamerà a giocare sicuramente risponderò presente. Siamo in tre, io, Contini e Belmonte. Abbiamo giocato tutti e tre a Napoli facendo anche una buona partita. Quindi credo che il mister entro oggi deciderà chi affiancare a Rossettini. Speriamo insomma che chiunque andrà in campo offrirà una prestazione all'altezza. Abbiamo avuto la possibilità di dimenticare Novara perché c'era subito alle porte Napoli. Quindi ne abbiamo parlato pochissimo. È normale che in quella piccola chiacchierata ci siamo fatta col mister e confrontati con i ragazzi, con la squadra, e ci stava un po' d'amarezza perché comunque potevamo chiudere quasi definitivamente il discorso e buttarne un'altra giù in modo definitivo. E invece abbiamo mantenuto accese le speranze del Novara e così ci siamo un po' complicati la vita noi del Siena. Però siamo consapevoli che delle nostre forze, quindi testa alta e ripartiamo, insomma. I passi falsi ci stanno. Purtroppo la serie A è questa, non puoi rilassarti con nessuno. A Chievo per fare il risultato positivo, questo è poco ma sicuro. Se poi verrà la vittoria sarà tutto riguadagnato, però ecco, non perdere a Chievo è di fondamentale importanza perché quel punticino fatto in casa e fuori casa, se poi lo valorizzi con una vittoria in casa, vale doppio.